che quando riescono a trovare un lavoro, nella migliore delle ipotesi, lo trovano a termine. Un contratto di 6 mesi con lo spettro che non sia rinnovato, un contratto di progetto, con tutto quello che comporta in termini di ansia, se non di disperazione, che si riflette all'interno delle famiglie. Personalmente ho trovato estremamente coraggiosa l'intervista che quest'oggi il ministro Fornero fa sulle colonne di un grande giornale italiano, quando dice, rivolgendosi alla CGIL, rivolgendosi alla sinistra, quando citando Lama dice, citazione di Lama, non voglio vincere contro mia figlia. Intendeva, se quella citazione è vera e non ho motivo per dubitarne, che un padre, nello stesso momento in cui è impegnato in una battaglia politico-sindacale, non può certo prefigurare una società che sia ostile ai figli, ai più giovani, e se non si interviene sul mercato del lavoro, se non si garantisce che quella pletora di contratti a termine possa essere sostituita con un contratto unico per i neoassunti a tempo indeterminato, garantendo ovviamente per gli imprenditori maggiore flessibilità in uscita, se non si ha il coraggio di toccare questo totem, beh, è di tutta evidenza che diventa difficile dare una prospettiva. Ecco, questi interventi per prefigurare una società più equa. Si è parlato molto se la manovra fosse o meno equa. La manovra è un tassello di un mosaico. L'obiettivo che abbiamo dinanzi è quello di contribuire a mettere i presupposti per una società più equa. Non la si fa dalla sera alla mattina, ci sono tante incrostazioni che vanno aggredite, ci sono tante politiche che vanno messe in campo e ci sono anche, lasciatemelo dire, tanti esempi che vanno dati. E credo che la consapevolezza delle forze politiche ci sia stata nello stesso momento in cui, e ringrazio il mio collega Schifani per aver convintamente, quanto chi vi parla, sostenuto la necessità di dare un esempio relativo ai vitalizi dei parlamentari, un esempio relativo alla età pensionabile. Abbiamo introdotto per i nostri colleghi uno scalone di 10 anni che era difficilmente immaginabile soltanto poche settimane fa, non perché avessimo qualche cosa come parlamentari di cui pentirci, ma perché avvertivamo la necessità, nella stessa fase in cui il Parlamento chiede un intervento sulle pensioni, avvertivamo la necessità di cancellare una stagione che era quella del passato e che per certi aspetti oggi veniva presentata ed era come una stagione di privilegi non più tollerabili. Ma occorrerà continuare su questo. Occorrerà continuare affrontando il tema non dei costi della politica, che è un'espressione che non mi piace, perché qualcuno un giorno parlerà di costi della democrazia. Sono i costi degli apparati che ci sono e che vanno in qualche modo aggrediti, troppi luoghi di rappresentanza, troppi luoghi di decisione, troppe sovrastrutture create nel passato per consentire ad alcuni partiti di avere più consenso. In queste questioni la politica dovrà intervenire dando vita ad un'agenda parallela rispetto a quella del governo. Il governo ha una sua mission ben definita, è il discorso che Monti ha fatto alle Camere, ma nell'anno e più di legislatura, perché credo che davvero nessuno potrà pensare di portare il Paese alle elezioni se non pagandone un costo altissimo, perché chi si prende quella responsabilità finisce immediatamente sul banco degli imputati per irresponsabilità congenita. Beh, in questo anno e più di legislatura in Parlamento le forze politiche dovranno avere un'agenda volta ad individuare alcune questioni relative alle riforme tante volte auspicate mai fatte, a partire da quella riforma della legge elettorale che sempre più si rivela indispensabile non solo per ridare all'elettore il sacrosanto diritto di scegliere il suo rappresentante, un tema che è ormai entrato, diciamo, nel cuore di tutti i cittadini, quale che sia il modo con cui hanno votato nel passato. Occorrerà affrontare la legge elettorale anche perché, ed è l'ultimo breve concetto, è di tutta evidenza che nei prossimi mesi, mentre il governo Monti affronterà con il nostro sostegno, con le nostre proposte, se necessario con le nostre critiche, mentre il governo affronterà la grande questione del risanamento dei conti e della ripresa dell'economia, beh, il quadro politico cambierà. Basta pensare qual era la situazione politica un anno fa, siamo alla vigilia del Natale, ricordiamoci la vigilia del Natale dell'anno che sta finendo, sembrano passati non 12 mesi ma 12 anni ed è inevitabile che di qui ad un anno il quadro politico cambierà. Il terzo polo avrà la grande possibilità, se ne sarà capace,
non di guardare lo scenario in cambiamento, in mutamento, ma di contribuire a quel mutamento. Cambierà lo scenario politico perché si sono messi in moto inevitabilmente delle dinamiche che portano alla ridefinizione. Quale sarà tra un anno il rapporto tra il PDL e la Lega? Quella Lega che oggi riscopre la sua vera, intima, autentica matrice di sentimento antinazionale. Avevamo pienamente ragione quando dicevamo a Berlusconi: non puoi tollerare per l'alleanza con la Lega che Bossi faccia pezzi, persino nel 150esimo dell'Unità d'Italia, il valore che tutti dovrebbe unire, che è l'amore per la nostra patria. Di qui ad un anno il rapporto Lega-PDL sarà inevitabilmente diverso e avrà delle conseguenze anche nell'ambito del PDL, perché posso capire un dirigente di quel partito che si preoccupa nello stesso momento in cui viene meno il rapporto con Bossi se opera a Varese o a Milano, ma a partire dalla nostra città, quanti dirigenti del PDL oggi sembrano quasi respirare perché la Lega non insulta più con il consenso del PDL la nostra capitale, la nostra città e tutto quello che in qualche modo rappresenta l'unità d'Italia. E con la stessa identica logica, di qui ad un anno cambierà radicalmente il rapporto tra il PD e le componenti più radicali di quell'alleanza di centrosinistra. Al di là della divaricazione che già c'è stata con Di Pietro, è di tutta evidenza che il rapporto con la CGIL rifletterà delle difficoltà relative al rapporto tra il PD e la componente più radicale della sinistra, quella fuori dal Parlamento. Non vi voglio annoiare, ma chi immagina che tra 12 mesi ci sia lo scenario che c'è oggi non ha capito che la politica si è rimessa a correre, altro che commissariamento della politica. Caduto Berlusconi, è nato il governo Monti, la politica è entrata in una fase del tutto nuova in cui noi dovremo saper giocare la nostra partita. Come? Nell'unico modo serio che oggi abbiamo dinanzi, l'unico modo, non acquartierarci ognuno di noi nelle rispettive identità, ma volare alto se ne saremo capaci, presentarci come un grande cantiere in cui si cerca di ricostruire l'Italia, allargare i confini di questa nostra coalizione a tutti coloro che in assoluta buona fede ritengono che l'unica stella polare per l'azione nel prossimo futuro di una coalizione con cultura e mentalità di governo sia l'interesse nazionale, null'altro che l'interesse nazionale, ed evidenziando che in questa fase storica, post-ideologica, ventunesimo secolo, terzo millennio, se vogliamo anche in Italia costruire un'autentica democrazia dell'alternanza, dobbiamo bandire quella mentalità e quei comportamenti del passato per i quali la colpa era sempre dell'altro. L'Italia ha bisogno di un bipolarismo autentico, di una democrazia dell'alternanza basata non soltanto sulla competizione programmatica tra schieramenti diversi, ma basata anche sulla condivisione di alcuni valori. Non ce lo possiamo più permettere, amici miei, come italiani, una campagna elettorale in cui l'altra parte è colpevole di tutto e la parte che si sostiene è al contrario capace di tutto, perché questa visione propagandistica che non corrisponde alla realtà ha determinato profondi guasti e soprattutto sta allontanando le persone più responsabili da un contesto politico che sembra sempre di più una schermaglia o una sorta di derby permanente Roma-Lazio piuttosto che il faticoso impegno per costruire una società migliore. E allora, caro Pier Ferdinando, caro Francesco, cari amici, dipenderà da noi, dipenderà da noi. Abbiamo dinanzi un 2012 che sarà foriero di novità quanto lo è stato il 2011. Dipenderà da noi se saremo in grado di immaginare un'Italia diversa, di delineare un progetto concreto per raggiungerla, di aprire le porte della nostra coalizione a tutti coloro che vorranno portare un contributo di idee e di partecipazione. Dipenderà da noi se, quando si tornerà a votare, ci sarà finalmente la possibilità anche per il nostro Paese di considerare la campagna elettorale non come il momento definitivo della verità, ma come un passaggio democraticamente indispensabile per imboccare una strada o per continuare lungo la strada seguita fin qui. Concludo esprimendo non soltanto il ringraziamento a coloro, quale che sia lo schieramento di appartenenza, che in questi anni hanno combattuto una solitaria e difficile battaglia controcorrente. Non era facile per nessuno tra coloro che sono qui nei mesi e negli anni scorsi uscire dal coro.
qualcuno dal coro non è mai voluto entrare, l'ho già detto riferendomi all'UDC, qualcun altro ha preso atto del fallimento di quel bipolarismo muscolare che pure avevamo contribuito in qualche modo in buona fede a formare, certo non è stato facile essere fuori dal coro. Oggi, che come dicevano i nostri padri, i nodi vengono al pettine, perché il tempo è sempre galantuomo. Oggi che, fateci caso, tanti cominciano a dire «Beh, certo, forse voi l'avevate capito prima di altri». Oggi che tra i tanti pregi del nostro popolo se ne evidenzia anche uno, che pregio non è, un vizio antico, quello di saltare sul carro alla 25esima ora. Quanti amici sono riapparsi, quante persone si sono rifatte vive, quanti esponenti politici più o meno importanti hanno detto forse, oggi che lo scenario è cambiato, ed è cambiato senza che nessuno ci abbia regalato nulla, è cambiato perché quando si è depositari di una parte della ragione, quando si è tenaci, prima o poi il risultato lo si ottiene. Ecco, oggi che siamo in questa differente e sicuramente migliore condizione, non montiamoci la testa. È ancora tutto da fare, la parte più difficile è dinanzi a noi, ma se ci crediamo e se davvero pensiamo di poter contribuire ad una nuova società, al miglioramento delle condizioni della nostra gente, avendo unicamente come stella polare l'interesse nazionale, se davvero ci crediamo e ci crediamo, ci possiamo riuscire. Grazie e buon Natale a tutti. Aspettate che abbiamo Casini, vediamo se viene in diretta. Siamo in diretta, Presidente. Eccoci qua. Allora abbiamo Pier Ferdinando Casini in diretta. Il Terzo Polo appoggia Mario Monti, appoggia il suo governo, perché l'alternativa a questo governo è il fallimento, perché siamo in emergenza. Sì, mi sembra che anche Grilli oggi abbia detto cose serie. L'alternativa è la Grecia e noi non vogliamo la catastrofe del Paese. Credo anche che nessuno avrà il coraggio di togliere la fiducia a un governo che nasce per volontà della politica con un obiettivo: salvare l'Italia, evitare la catastrofe. Abbiamo titoli di Stato da collocare, dobbiamo convincere gli investitori e i risparmiatori che stiamo facendo sul serio e che il risanamento, anche se doloroso, è senza alternative. Senta, nel suo intervento ha citato anche un'altra intervista, quella al ministro del welfare Elsa Fornero. Io ho trovato questa intervista di questa donna che fa il ministro e che ha fatto una riforma della previdenza importante, coraggiosa, l'ho trovata un'intervista limpida, onesta e leale. Ha parlato dei giovani, ha parlato del tema del lavoro e della necessità di stare al passo coi tempi. È anche una visione in parte inedita. Noi del Terzo Polo la appoggiamo senza se e senza ma. Ora si apre una seconda fase, quella della crescita e dello sviluppo, basata sia sulle liberalizzazioni ma anche sul lavoro e i giovani. Io ho detto ai miei colleghi parlamentari del Terzo Polo, noi siamo per le liberalizzazioni, evitate poi di correre dietro qualche emendamento che impedisce e blocca questo processo, perché le liberalizzazioni servono ai consumatori, significano prezzi più accessibili per il popolo, per la gente debole, significa basta tutele per i monopoli. Senta, ultima domanda, i prossimi mesi saranno decisivi per le future alleanze, lei pure parla di un patto di un patto insieme a PDL e PD. Ma noi diciamo con semplicità che si scoprirà vivendo che cosa succede alle prossime elezioni, ma intanto collaboriamo con questi partiti e vogliamo farlo lealmente, ci attendiamo anche da loro atteggiamenti leali allo stesso modo. Grazie Presidente, buona giornata, buon lavoro. Attenzione.